Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con la Lectio. Siamo alla seconda tappa del nostro itinerario quaresimale di ascolto della parola, spero sempre ben guidati e soprattutto attratti dal messaggio forte e in taluni passi anche dal piglio chirurgico del profeta Osea nei confronti delle infedeltà del suo popolo. Non siamo di fronte a un profeta accomodante, né a un uomo che per evitare guai ammorbidisce toni e sostanza. Il passo che stiamo per leggere, dal capitolo 5 del libro di Osea, i versetti da 1 a 7, il passo che stiamo per leggere e meditare è particolarmente sferzante, non risparmia nessuno, dando a ciascuno quello che merita per la condotta tenuta nei confronti di Yahweh. Lo zelo per Dio e la coerenza con la missione profetica ricevuta non gli fanno concedere sconti a nessuno, perché egli non fa preferenze di persona. Bella lezione di vita, che ciascuno, per quello che gli compete, deve meditare e fare propria, al fine di non cedere al facile e comodo vezzo dell'accomodamento e del compromesso. Il vero profeta è un uomo tutto d'un pezzo, che non si piega e che non baratta la propria dignità e la propria missione con il favore di qualcuno, o con il compiacimento del potente di turno. È degna di particolare considerazione la franchezza con cui il profeta denuncia le colpe del popolo, ma anche quelle del re e dei suoi funzionari e dei sacerdoti. Di forte impatto espressivo anche il ricorso al linguaggio delle immagini, con le quali Osea dà ulteriore vigore persuasivo al suo messaggio attraverso la immediatezza dell'intuizione, molto più agevole da cogliere rispetto al genere espositivo e discorsivo. Ecco il testo. Ascoltate questo, sacerdoti. State attenti, casa di Israele. O casa del re, porgete orecchio, perché a voi toccava esercitare la giustizia. Voi foste infatti un laccio a Mispa, una rete tesa sul Tabor, è una fossa profonda a Sittim. Ma io correggerò tutti costoro. Io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Efraim, si è reso impuro Israele. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio, perché uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim inciamperanno per le loro colpe e Giuda inciamperà con loro. Con le loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Sono stati infedeli verso il Signore, generando figli bastardi. La nuova luna li divorerà insieme con i loro campi. Fin qui il testo. Il contesto è sempre quello della chiamata in causa e le parole del profeta sono una vera e propria requisitoria, frutto di quanto egli ha potuto osservare e sul quale non intende tacere. Il profeta vero aveva, dovrebbe avere anche oggi, la lingua lunga e pronunciava parole indigeste per chi si sentiva toccato nel vivo della sua carne per comportamenti che non erano certamente conformi alle attese di Dio e coerenti con le esigenze di un patto che Dio aveva proposto liberamente e che il popolo aveva liberamente accettato. Patto che escludeva il culto alle divinità pagane, prestato dai popoli vincitori e che esercitava una certa suggestione anche presso Israele. Il brano, come abbiamo sentito, inizia con l'appello nominale di tutti coloro che Osea accusa pubblicamente. In primo luogo i ministri sacri, più degli altri custodi del primato di Dio e della sua parola, e quindi più degli altri responsabili della condotta del popolo e correi delle colpe di quest'ultimo. Una bella sgridata per i ministri sacri di ogni tempo, che non vivono la loro esistenza come missione e come modello, disattendendo l'esortazione rivolta da San Pietro nella sua prima lettera
ai responsabili delle comunità, ai quali chiedeva di comportarsi non come padroni delle persone a voi affidate, scriveva, ma facendovi modelli del gregge. Prima lettera di Pietro 5:3. Segue l'appello al popolo e infine al re e al suo apparato burocratico. Proprio questo generalizzato atto di accusa spiega e motiva la durezza del profeta, che di fronte allo sfascio generale non può certamente minimizzare il suo giudizio, rischiando in tal modo di essere rigettato da Dio per la sua incapacità di servire il suo popolo nella verità. Osea comunque non fa di ogni erba un fascio, ma sa dosare bene il genere di appello rivolto a ciascuno dei suoi interlocutori. Ai sacerdoti, conoscitori della legge, impone di prestargli ascolto, dato che per la loro condotta hanno dimenticato di vivere quanto teoricamente conoscono. Direbbe Gesù: dicono e non fanno. Matteo 23:3. Al popolo viene ingiunto di stare bene attento e di ponderare saggiamente le conseguenze delle proprie azioni. In qualche modo il profeta vuole ricordare che con Dio non si scherza e comportamenti leggeri e irresponsabili si pagano a caro prezzo. Al re e all'apparato pubblico, associato al suo potere di governo, chiede di giudicare correttamente la propria condotta, anche in ragione del fatto che essi sono chiamati a giudicare gli altri e non possono condannare nessuno se loro stessi si macchiano delle medesime colpe, almeno in coscienza. Per rendere più tagliente ed efficace l'appello fatto, l'atto di accusa dettaglia anche il genere di responsabilità contestato ai tre accusati, ciascuno per quello che gli compete, ma compartecipi tutti del medesimo disegno di iniquità e di peccato. È motivo di turbamento per noi che leggiamo apprendere che di volta in volta, in tre luoghi e circostanze diverse, i tre sono stati laccio, rete e fossa profonda, cito il testo. Siamo di fronte a tre dinamiche tristissime e, se si vuole, anche assai odiose, perché descrivono tre modalità di tendere insidia all'altro per farlo cadere, ordendogli un agguato o mettendo in atto una trappola perché egli vada in rovina. In ogni caso Dio non rimane passivo di fronte a tanta malizia e perversità, ma interviene alla sua maniera, cioè con la correzione. Questa non è da intendere come la vendetta punitiva di un Dio gendarme, ma come gesto forte mirato a scuotere il peccatore per fargli comprendere la gravità del suo agire e indurlo a ravvedersi. Il castigo allora è da intendere come intervento energico ma paterno. In altri termini, è un gesto di amorevolezza, perché, come scrive l'autore della lettera agli Ebrei, il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. I primi versetti che abbiamo appena ascoltato inducono a riflettere seriamente, tenuto conto che la parola di Dio non ha lo scopo di accrescere le nostre conoscenze per farci più colti, ma di proporre messaggi di vita buona e di dettare regole di comportamento conformi all'ideale di santità che si richiede a tutti i discepoli del Signore. Già nell'Antico Testamento, siate santi come io e il Signore vostro Dio sono santo. O ricordando il comando del Maestro, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, Matteo 5:48. E in questa logica, essere pietra d'inciampo per il prossimo è colpa grave, così pure essere motivo di scandalo e anche farlo cadere con l'inganno o la calunnia. Una grande responsabilità abbiamo tutti in questo tempo, quando attraverso un uso sconsiderato e scorretto dei social tramiamo o tolleriamo le trame perfide di chi nell'ombra, protetto dall'anonimato, attenta al buon nome dell'altro. Ricordiamolo, Dio, custode di chi può contare solo sul suo aiuto, sa proteggere
chi ripone in Lui le proprie speranze. In ogni caso, al di là della singola correzione e in aggiunta a essa, c'è un'altra parola che deve mettere in guardia chi agisce in contrasto con il disegno di Dio e che, usando il linguaggio di Osea, si prostituisce perché viola il patto con Dio, con Lui. Infatti, coloro che sono attaccati al proprio peccato sono incapaci di convertirsi e di ritornare a Dio. A costoro, infatti, si rivolge quanto il profeta riferisce dalla parte di Dio. Versetto 4. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio perché non conoscono il Signore. Parole sconsolate, perché sottolineano come lo sguardo fisso e compiaciuto sulle proprie colpe annebbia la vista e non consente di poter guardare a Dio e riconoscerlo come Padre misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, come bellamente lo descrive il Salmo 103. Non si pensi tuttavia che il cuore di Dio si sia d'improvviso chiuso, negando al peccatore la speranza del perdono e di un approdo al porto della benevolenza e della misericordia. Ancora una volta, le parole di Osea tolgono ogni incertezza o dubbio. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim inciamperanno per le loro colpe e Giuda inciamperà con loro. Versetto 5. Il problema non è di Dio, ma della sua creatura, incapace di distogliere lo sguardo compiaciuto dal proprio peccato. Riferendo queste parole a noi, ciascuno alla propria coscienza, dobbiamo renderci conto che non possiamo prendercela con Dio quando tarda la sua misericordia, ma dobbiamo ammettere che il nostro peccato ci ha annebbiato talmente la vista da impedirci di riconoscere il male fatto e di confessargli che senza di lui non possiamo vivere. Infatti, bisogna guardarsi dal cadere nell'equivoco, è il commento di Geremias. Bisogna guardarsi dal cadere nell'equivoco di scambiare il messaggio di Osea circa l'amore di Dio per una generica sapienza e di annunciare così, per dirla con Bonhoeffer, la grazia a buon mercato. Dio non si svende, né offre la sua misericordia come fosse un saldo di fine stagione. Gli ultimi versetti del brano sono un richiamo pesante che contiene una verità scomoda ma non addomesticabile ed è di assoluta attualità anche per noi. Il profeta infatti si rivolge a coloro che invece di pensare ad abbandonare la loro infedeltà e il loro compiaciuto attaccamento al peccato, si illudono di poter riconquistare il favore di Dio con pellegrinaggi e offerte di sacrifici. Rileggiamo il versetto 6. Con le loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Parole che provocano un grande turbamento, perché dicono che Dio bisogna cercarlo con un cuore puro, senza illudersi di tenerlo buono, dandogli il contentino di riti che non cambiano la vita. Anche Isaia, più o meno nello stesso tempo, ha parole tremende contro una religiosità solo rituale ed esteriore. Capitolo 1, versetti 13 e 15. Smettete di presentare offerte inutili. Non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io le distolgo da voi, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. E ancora, questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. 29:13. Questo messaggio vibrante, siamo alla fine, giunge opportunamente nei giorni della Quaresima,
momento favorevole, ci ricorda Paolo nella seconda ai Corinzi 6:1-2, momento favorevole nel quale ci sono di grande monito e di consolante conforto le parole che egli indirizza appunto alla Chiesa di Corinto, quando esorta a non accogliere in vano la grazia di Dio. Siano perciò rese grazie a Dio che continua ad avere pazienza con noi e a usarci misericordia. E per concludere, una preghiera che in qualche modo riepiloga e sintetizza alcuni dei momenti forti di questo nostro incontro con la parola. Le mie mani, coperte di cenere, segnate dal mio peccato e da cose fallite, davanti a te, Signore, io apro, perché ridiventino capaci di costruire e perché tu ne cancelli la sporcizia. Le mie mani, avvinghiate nei miei possessi e alle mie idee già fatte, davanti a te, Signore, io apro, perché lascino sfuggire i miei tesori. Le mie mani, pronte a lacerare e ferire, davanti a te, Signore, io apro, perché ridiventino capaci di accarezzare. Le mie mani, chiuse come pugni di odio e violenza, davanti a te, Signore, io apro, tu vi deponi la tua tenerezza. Le mie mani, libere dal peccato, davanti a te, Signore, io apro e attendo il tuo perdono. Buonasera a tutti.